può essere un contributo da parte delle istituzioni per uno sviluppo del comparto farmaceutico all'insegna dell'innovazione e dell'internalizzazione? Ma innanzitutto le regole. Regole che siano uguali per tutti, regole che siano applicate in tutte le regioni allo stesso modo. Penso particolarmente per i farmaci oncologici, ad esempio i tempi d'attesa fra l'autorizzazione di AIFA e le regioni e l'erogazione da parte delle regioni. Penso al tema dell'uguaglianza di fronte alle grandi malattie e la possibilità di uso dei farmaci innovativi che si moltiplicheranno e non possiamo avere una sanità di serie A, di serie B e chi può pagarsi il farmaco sopravvive, chi non se lo può pagare non sopravvive. Quindi un tema di uguaglianza molto grande, è giusto aver fatto il fondo per i farmaci innovativi, bisogna anche migliorare però la tenuta complessiva del sistema sanitario, quindi la sostenibilità e l'universalismo sono molto importanti, perché di fronte alle grandi malattie i farmaci sono molto importanti, ma di fronte alle grandi malattie tutti devono essere ovviamente messi allo stesso punto di partenza e il farmaco in questo è molto importante e le istituzioni possono, devono aiutare la ricerca. Aiutare la ricerca a crescere, la ricerca pubblica di base innanzitutto e la ricerca applicata, traslazionale, in relazione anche al sistema delle imprese che nel mondo farmaceutico rappresentano una parte rilevante dello sviluppo del paese. E si profila l'intesa tra Stato e Regioni per quanto riguarda i tagli al settore. Secondo lei, a livello della farmaceutica, è un'intesa soddisfacente, adeguata, che va incontro a quelle che sono le reali esigenze del mercato e del quadro? Leggeremo i termini dell'intesa, certo. Non è bello che vi sia stata una scelta da parte delle regioni di ridurre di 2 miliardi e passa insomma, l'investimento in sanità. Questo paese spende già molto poco per la sanità, meno degli altri paesi europei. Io ritengo si debba rivedere un po' anche tutto il sistema che riguarda il farmaco, i due tetti, il payback. C'è un grande lavoro da fare in accordo fra Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico e naturalmente le regioni, che sono una parte fondamentale del nostro paese e che devono imparare a collaborare un po' di più fra di loro e con lo Stato. Grazie mille. Grazie.